per i sepolti in macerie, io credo che i grossi intervento in macerie è sempre una tragedia grandissima. Intervenire in Abruzzo è stato il banco di prova per tanti nostri cinofili, perché grazie a Dio abbiamo avuto un lungo periodo con assenza di terremoti sul territorio. Abbiamo fatto un intervento nel 2003, l'intervento è stato in Iran, però eravamo lontani da casa, con una situazione molto molto diversa e con una situazione anche, diciamo, di città fatta in maniera completamente diversa. La città era molto piccola, era fatta con dei mattoni, con della sabbia, non c'era la sensazione di terremoto. L'Abruzzo ci ha riportato ai terremoti che conoscevamo, cioè i terremoti in Friuli, l'Irpinia, il terremoto in Turchia, il terremoto in Messico. Questi sono i reali interventi dove si entra in quel clima veramente difficile di gestione, dove anche il conduttore deve avere una buona capacità sua di resistenza, sì, psicologica, per resistere a quella che è la tragedia che c'è intorno. Noi in questi casi interveniamo, facciamo la ricerca, il cane segnala, ci limitiamo a fare una segnalazione dove ha abbaiato il cane e andiamo oltre. Per cui non partecipiamo quasi mai al ritrovamento, al disseppellimento della persona. Tant'è che abbiamo saputo dopo, man mano che avanzavamo nella ricerca del terremoto, per esempio abbiamo saputo che i cani degli alpini che hanno operato in Abruzzo, non solo Bergamo, tutte le unità che sono intervenute, per un totale di 18 cani, hanno in totale recuperato 5 persone vive e 18 persone morte, per un totale di 23. E questo chiaramente è stato un grosso risultato. E in questi casi questa è una grande tragedia. In montagna invece, quando facciamo la ricerca, la tragedia è sempre limitata. Siamo alla tragedia di una famiglia che ha fuori un disperso, o di una piccola comunità, o di una comunità al massimo, ma sempre abbastanza limitata. La cosa che ricordiamo più volentieri è il ritrovamento fatto a Oltre il Colle in una notte, perché noi non operiamo mai di notte, ma quella notte siamo stati fuori nel bosco tutta notte, rischiando tra virgolette anche qualcosina, perché il bosco era veramente buio, eravamo nel mese di luglio e ricercavamo un nonno e due nipotini piccoli dispersi, che si erano persi. Il ritrovamento verso l'una e mezza di notte è stato per noi forse uno tra i più emozionanti di tutti quelli che abbiamo fatto. Come sempre avviene, l'impegno dei volontari viene compensato dalla possibilità di vivere da protagonisti esperienze umane indimenticabili, anche se purtroppo spesso caratterizzate dalla sofferenza e a volte anche dall'insuccesso e dalla delusione. Ci troviamo adesso con le unità cinofile che hanno partecipato ai soccorsi nel terremoto dell'Aquila. Lei era mai stato in un posto terremotato come l'Aquila? Come l'Aquila no, anche se in passato ho avuto l'esperienza del terremoto in Umbria, senza cane, vissuta come volontario. Sicuramente l'esperienza in Abruzzo è stata un'esperienza ricca di emozioni, sia dal punto di vista cinofilo che dal punto di vista umano. Anche perché abbiamo messo alla prova innanzitutto i cani, noi stessi e anche la capacità di interagire con tutto un insieme alla macchina dei soccorsi. Certo. Signora, il carico di dolore che una tragedia così comporta, come pesa sulle spalle di una donna in particolare? A vedere tutte le persone che sono disperate, che hanno sotto i suoi cari, sì, come una donna, come un uomo, cioè, la disperazione è sempre, sempre tanta. Lei è riuscita comunque a superare questa prova? Sì, abbastanza bene, sì, me la sono cavata. Ecco. Non c'è pericolo, chiediamo a quest'altra unità cinofila, la facciamo chiamare così, non c'è pericolo di abituarsi a un certo punto a queste brutte esperienze? Mi credo che abituarsi sia praticamente impossibile, perché comunque uno penso che non possa. La tragedia è sempre una cosa molto forte, che cioè è comunque difficile da spiegare, e di conseguenza abituarsi è una cosa. Non credo si possa, ecco. C'è una differenza, signora, tra il momento dell'allenamento dei vostri cani e quello invece dell'intervento vero e proprio? Reagiscono magari in altro modo? Sì, diciamo che l'adrenalina che abbiamo quando facciamo l'addestramento, siamo piuttosto tranquilli e quindi il cane lo percepisce molto, il nostro stato d'animo. In un intervento reale come giù all'Aquila, il cane l'ha percepito e ci ha dato grosse soddisfazioni, perché tutti gli anni che ci siamo addestrati è servito a qualcosa, almeno ci siamo riusciti a vedere. Non volevamo, cioè io personalmente non volevo partecipare a un'esperienza del genere, però è stata molto toccante e si è visto lavorare bene i cani
con tutti i sacrifici che facciamo. Quasi avessero capito che era il momento di darci dentro. Sì, e di far valere quanto valgono. Il nucleo cinofilo di Fiorano al Serio si è guadagnato riconoscimenti di affidabilità e di efficienza sia a livello nazionale che internazionale, al punto che la Valseriana è stata scelta come sede ufficiale del prossimo raduno mondiale delle unità cinofile. Bene, non possiamo far altro che augurarvi tutto il bene possibile e complimentarvi per questa bellissima realtà che, ripetiamo, in Bergamasca sicuramente, ma forse anche in Lombardia è unica. Sì, direi che allora le unità cinofile degli Alpini sono riconosciute dal Dipartimento come una realtà molto valida, anche perché ci sottoponiamo a questi esami e non tutti in Italia si sottopongono ad esami. Abbiamo sempre in Italia un po' questa voglia del fai da te e non certifichiamo mai le cose che facciamo. Ci sono unità validissime ma che non si presentano agli esami, per cui non possono essere certificate. Chiaramente siamo una realtà anche a livello un po' più in là dell'Italia, per il fatto stesso che quest'anno, per esempio, la Federazione Cinologica Internazionale ha affidato all'Italia, all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, l'organizzazione del secondo campionato del mondo per cani da soccorso, per squadre di cani da soccorso. L'ENCI si è affidata agli Alpini come organizzazione e ha chiesto al nucleo di Bergamo di essere un po' il promotore di questa iniziativa. Questa iniziativa, questa grossa manifestazione si terrà in Valseriana. Si chiamerà appunto Valle Seriana 2010, vedrà l'altopiano di Clusone quale base di tutto. Pensiamo all'arrivo di almeno 12 squadre a livello internazionale, tra cui il Giappone che è stato il primo ad iscriversi, e sarà, io credo, un bel banco di prova e un momento di alta visibilità anche per la nostra squadra, che è già ben conosciuta anche fuori dai confini d'Italia. Allora l'appuntamento è per appunto Clusone quando? A Clusone dal 19 al 22 di agosto, ci vedrete già prima a pascolare nelle pinete e a preparare tutto. Ci appoggeremo come base logistica alla Casa dell'Orfano, che ci è stata gentilmente concessa, e useremo la pineta di Clusone, la zona dell'altopiano verso San Lucio, e sempre un pezzo di valle, un grosso stadio nella nostra valle per fare tutta la parte obbedienza. Contiamo di avere un folto pubblico anche a livello internazionale che arriverà a vedere questa manifestazione e speriamo di organizzarla al meglio come sono abituati a fare gli alpini.